Tra le ragioni addotte dal governo per giustificare le spese pazze per il mondiale, il turismo era tra le più convincenti. Almeno a Cuiabá le cose non hanno funzionato per niente. Migliaia di tifosi sono arrivati nell'interno del paese, rimanendo solo il tempo necessario per vedere la partita. A sentire la guardia venatoria, Antonio Coelho, che sorveglia una delle paludi tropicali più grandi al mondo, il Pantanal, i turisti stanno però perdendo una grossa occasione. Io acho che le persone non dà per conoscere il Pantanal in un o due giorni. Non si può apprezzare il Pantanal in un giorno o due, servono almeno 5 giorni, forse 3, dipende da dove stai alloggiando. Il Pantanal è troppo grande per essere apprezzato in solo 2 giorni. Ele è molto gigante per você conhecer ele in un o due giorni. La pioggia di miliardi giustificati dall'etichetta del mondiale ha fatto passare progetti di ogni genere, spesso discutibili, che hanno fatto infuriare la popolazione. Il segretario del turismo di Cuiabá, ovviamente, pensa che alla fine i benefici saranno evidenti. Quando noi fomos no sorteio e as 8 selezioni. Quando Cuiabá è stata selezionata come una delle città ospiti ed abbiamo visto le 8 squadre che sarebbero venute qua, molti hanno storto il naso, visto che queste nazionali non conoscevano niente di Cuiabá. Molte persone hanno subito puntato il dito, ma penso che questo stato abbia molto da offrire, specialmente nell'ecoturismo. I turisti, specialmente gli europei, vogliono nuove sfide, nuovi posti da visitare. L'ecoturismo e il essere umano, principalmente un europeo, ele está procurando novos desafios, novas visitações. Il mondiale per Cuiabá è finito martedì sera con la vittoria della Colombia sul Giappone. Dei benefici promessi, finora nemmeno l'ombra.